È iniziato mercoledì per terminare a fine mese sul progetto di Roberto Castello un affascinante cartellone di spettacoli itineranti in sei storiche corti della Piana Lucchese, da Matraia a Lamari. Artisti di eccellenza evocheranno nell'antica corte i nuovi sensi del teatro, la musica e la danza contemporanea. E non è un caso che questo incrocio di vite trascorse e futuribili si manifesti proprio nella corte dove si è formata la comunità lucchese extraurbana, mentre quella dentro le mura si dedicava ai commerci. La corte è stata un punto di forza simbolico e materiale della comunità lucchese perché, crescendosi i principi mutualistici della civiltà contadina, ne ha preservato memoria, linguaggi, canti, l'arte. Un deposito di esperienze irripetibili, oggi diventato nostalgia, eco e segni nascosti nel cuore dei nativi, cioè noi stessi, insomma immersi nelle contraddizioni e le solitudini della contemporaneità. Gli spettacoli gratuiti non potevano trovare un luogo migliore perché la corte era luogo di lavoro, di festa e di solidarietà, valori fondativi della nostra comunità. Coerente, dunque, significativo l'invito al pubblico di contribuire con beni di prima necessità alla raccolta della Caritas diocesana.